Salve ragazzi, sono sempre qui con voi a parlare di un altro tema, forse non tanto d'attualità, ma per me sì. Oggi sono le ore 21:40, in una città calda d'estate, 25 agosto. Il nome della città però ve lo lascio sapere alla fine. Vi voglio soltanto parlare di un caso che veramente mi fa incazzare dire poco, cioè Pino Scotto. Ti sfido, ok? Tu inviti tutti nel tuo ambiente musicale, vari artisti, pseudo artisti, cazzo chi è Pino Scotto? Hai fatto il tuo merchandising con Rock TV, io ti ho ascoltato per anni, mi hai rotto i coglioni Pino Scotto. Tu con la tua politica del dire a quelli che ti mandavano gli sms che ai miei non gli hai mai risposto, non hai dato mai voce, e voglio dire invitami nella tua cazzo di trasmissione Rock TV, dammi la possibilità di avere un confronto con te e vediamo un attimino chi è chi si imbatte e si arena in qualche spiaggia desolata, ok? Con la tua cazzo di dire qui si sto a gratis, questo non me lo manda nessuno, ci vengo qui senza essere pagato per parlare di cultura, di musica. Ma che cultura? Musica che proviene tutto nel tuo ambiente, cultura quella che ti pare nella tua testa. La cultura è la gente, ragazzi, chi trasporta la cultura è il bacino cerebrale di ognuno di noi. Non è che tu ti puoi enfatizzare il ruolo di profeta, ma che cazzo ti credi di essere? Ok, ma che cazzo ti credi di essere? Tu pensi che con tua logica a lunga distanza si vedono chi ha le palle? Tu pensi di avere le palle? Le bollette all'Enel le paghi? L'Enel è una multinazionale, le bollette al gas le paghi, ok? Tu consumi, ti cibi in questa società, vai a consumare nei ristoranti, i cazzi vari. Quindi che cazzo vuoi insegnarci? Se volevi insegnarci qualcosa, lo insegnavi da eremita, che stavi su una montagna con la capra, con la mucca e il bel prato in fiore, ok? Non ci facevi tanto la filosofia dell'intellettualoide, del pulito, di colui che non si crea una situazione di compiacenza intorno per avere un ritorno economico, vedi il dissociarsi con il gruppo Vanadium facendoti vanto che hai avuto 50.000 dischi e hai venduto nell'86 prima che si scioglieva col Mediolanum. Che cazzo vorresti dire? Ma cosa vuoi comunicare? Tu usi una televisione che è Rock TV, che è uno spazio della Sky, cibi comunque la Sky con le tue immagini, col tuo creare la trasmissione, con la tua personalità, e te col tuo angolo, col tuo modo di dire le cose, altrettanto fomenti quello che Sky ha bisogno, di far cibare le persone, di dire, di coltivare le loro nicchie culturali. Fai parte di una nicchia anche te di consumo, del rock, né più né meno, voglio dire. E in più però, se logicamente non ti è bastato quello per crearti un tuo bacino di ascolto delle tue canzonette, ma hai creato anche un libro che datevi fuoco, che è stato il tuo tormentone, come anche io uso il mio, che mi sembra più serio, più valido, che è quello dell'Aspromonte, il metro cubo, dove ci seppelliamo tutte le persone che usano la propria vita, la propria esistenza, accalappiando il benessere degli altri. Questo non deve più esistere. E tu, Pino Scotto, ne sei vittima e ne sei carnefice della stessa situazione, ok? Perché viene utilizzato da altri al loro scopo come manovalanza. Al tempo stesso anche tu strumentalizzi loro, pubblicizzando i libri, le date, proponendo i concerti che vuoi con le tue compiacenze del tuo mondo lì, che cazzo è quelle altre gruppette, quella mongoloide, non so manco chi cazzo è. Non vuoi fare il sinistroide, non vuoi fare il destroide, però mandi una cultura che comunque intellettualmente si dice un po' più proiettata verso la sinistra, buttando, dittando, che ne so, qualche qualsiasi barlume di cose, dicendo boh, non si sa, ma sai, quello fa così, ma lascia perdere, va su Saranno Famosi, su X Factor, che fa schifo, di quella. Tu in questa maniera, comunque sia, grazie a Rock TV che ti dà uno spazio dalle 8 alle 9, che è il momento centrale di dove la gente sta a casa, hai il massimo dell'ascolto per quello che Rock TV ti va, per la nicchia che ascolta il rock, ok? Hai creato il tuo merchandising, il tuo consumo, il tuo profitto, come tutti gli altri. Allora non te ne fare che sei al di fuori di queste logiche di massa, ok? Perché ogni persona crea il suo profitto in quello che fa, ok? Anch'io magari potresti dire lo stesso, però mettimi alla prova, conoscimi, portami ospite a Rock TV, vedrai che la mia esperienza di vita non è quella, ok? Perché io ho dato l'esempio di aiutare gli altri, ok? Bisogno di aiuto, io lo do l'aiuto. Chi chiede però non ha bisogno d'aiuto, ma serve solo per crearsi un profitto in più,
certamente devi avere un no. Io se ti lascio e ti dedico l'Aspromonte, metro cubo solo per te, metto di lì, poi vediamo se cresci e vai a fare l'eremita, se vuoi spendere le parole come le spendi su Rock TV, e aspetto una tua risposta che mi inviti come ospite alla tua trasmissione. È libera, fai aspettare tutti. A me l'SMS non me l'hai mai accettato, vediamo se mi accetti come ospite. E Aspromonte, qui siamo a Ostra, ragazzi, salve.